La Premier Meloni approda in Abruzzo per il comizio finale a sostegno di Marco Marsiglio in vista del voto delle regionali di domenica. Attenzione che me devo ricordare tutti questi numeri a memoria. A Pescara la Presidente del Consiglio fa il suo veloce intervento di chiusura sotto la pioggia e torna a parlare di dati economici e di risultati del suo governo, ma con la propaganda per le amministrative tornano anche trionfalismi e tante inesattezze. I redditi delle famiglie reali negli ultimi mesi del 2023 mediamente nei paesi dell'OCSE sono diminuiti dello 0,2%. Fanno eccezione due nazioni, la Gran Bretagna e l'Italia. Nel terzo trimestre 2023, infatti, il reddito delle famiglie italiane è aumentato dell'1,4% rispetto ai tre mesi precedenti, ma non può essere frutto della manovra approvata dal governo a dicembre 2023. Inoltre, se consideriamo non solo quel periodo, ma il dato complessivo di un anno di governo, il reddito disponibile delle famiglie in Italia non aumenta, ma diminuisce, meno 0,3%. Altro errore, rispetto al resto dei paesi OCSE non fanno eccezione solo Italia e Gran Bretagna, come dice la Premier. Il reddito delle famiglie nel terzo trimestre 2023 è cresciuto in percentuali diverse in molti altri paesi come Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca. Sono risultati, signori, come il massimo delle risorse sul fondo per la sanità. Il valore in assoluto più alto mai toccato, vero, ma c'è qualcosa che Meloni non dice. Numero 1. I nuovi fondi non compensano l'inflazione. Come scrive la Corte dei Conti, secondo cui la crescita dei prezzi è ben superiore all'aumento delle risorse disponibili. Numero 2. Se si considera il dato rispetto al PIL, il livello della spesa sanitaria non cresce, ma scende. Record di occupazione! Record di numero d'occupati. Abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava. Sui record di occupazione Meloni ha ragione, ma anche stavolta l'aumento non è iniziato con il nuovo governo a fine 2022, né con la cancellazione del reddito di cittadinanza da gennaio 2024, come dice Meloni. I dati sull'occupazione sono in crescita già dal 2021. Abbiamo concentrato le risorse sulle mamme lavoratrici. Perché la libertà delle donne non è farsi chiamare la presidenta. La libertà delle donne è non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e avere un posto di lavoro. Misure per le madri lavoratrici? Di sicuro non per tutte. Ricordiamolo ancora, è solo per le mamme dipendenti a tempo indeterminato. Sono escluse autonome e precarie. Lo sgravio vale solo un anno per chi ha almeno due figli. Per averlo per tre anni bisogna avere almeno tre o più figli. Una misura che in totale riguarderebbe meno di 700.000 madri lavoratrici. Insomma, non è una misura universale né strutturale e questo bonus partito in ritardo rischia anche di trasformarsi in una beffa. L'aumento del netto in busta paga può far salire l'imponibile fiscale e quindi l'IRPEF da pagare. L'aumento del reddito può far aumentare anche l'ISEE e quindi diminuire l'assegno unico o altri benefici calcolati sull'ISEE. Prima in Sardegna, ora in Abruzzo. Dati simili, tante promesse, diversi errori. Anche stavolta il bagno di realtà è rinviato.